Facciamo una cosa apparentemente semplice, ma che ci dà ampio spazio per sbagliare. Ovvero, siamo specialisti in questo. Tutti lo siamo. Siamo così, Bianco gioca qua. Questa pietra è catturata. Nero non risponde, ma quando gioca qui bianco, nero adesso deve per forza rispondere, no? Perché se no bianco sale e cattura nero. Allora, ci sono sostanzialmente tre modi per catturarla ed è questo che ci dà ampio spazio per sbagliare. Perché si può catturare così, si può catturare così, si può catturare così, beh, volendo oppure così, quattro addirittura. Per cui, bianco gioca questa mossa e nero si chiede come faccio a catturare adesso quella pietra, qual è la mossa che mi darà quel punto, quel mezzo punto in più, perché tanto per catturarla la catturo, no? Quindi non mi devo preoccupare, ma così a naso direi cercare di fare collegare questi due e fare un lungo di qua, però senza catturare. Quindi tu dici bisogna giocare qui per fare il muro. Ok, altre possibili vediamole allora a seguire. Questa cosa, che debolezze si lascia dietro, che eventuali debolezze si lascia dietro in te. Allora, il bianco va dritto. Ora, il nero lo cattura. Comunque il bianco non può scappare. Non c'è nessuna possibilità. Ci sono dei tagli. In qualche modo bianco può approfittare di questa situazione. Cioè bisogna trovare le debolezze? Sì, quali sono le debolezze della formazione nera? Queste qua, diciamo, forse. Allora, partiamo non dall'ipotesi, ma proprio confermo che bianco non può catturare nulla nero. Sì. Quindi nero non deve preoccuparsi della vita, di pezzi dei suoi gruppi, di essere tagliato, nulla. Però si preoccupa magari di non lasciare le mosse a bianco che gli permettano magari di guadagnare anche un solo punto. Quindi adesso stiamo guardando qual è il modo giusto di catturare, quello che ti dà il maggior vantaggio possibile. Tornando indietro. Se siamo così, abbiamo detto, bianco gioca qua e cattura lui nero. Allora, se nero gioca qui, può pensare che oltre a questa fa anche questo punto, no? Però non è vero perché bianco gli dà tari. Quindi gli dà tari ancora. E fa solo questo punto più il prigioniero. In compenso bianco l'ha schiacciato, per cui questo intendo come il modo sbagliato di catturare. Cioè, questa è molto sbagliata perché dà a bianco tutta questa serie di mosse. Quindi, questo non va bene, per cui delle quattro questa è la più sbagliata di tutte e vi ho anche fatto vedere perché. Adesso ci rimangono questa, questa e quest'altra, che era la tua originale. Proviamo a cercare pregi e difetti di queste mosse. Per cui, iniziando da qua, va bene.
bianco spinge, nero collega e bianco per esempio vieni. Diciamo che immediatamente questa fa perdere un punto a nero, no? Però va anche detto che visto che la forma alla fine è la stessa, quel punto non ci sarebbe stato neppure se nero avesse giocato qui. Quindi da questo punto di vista queste due mosse sono identiche. Si può dire che questa magari è un po' meglio, perché essendo qua fa qualcosa qui. Per cui magari tra catturare così e catturare così può darsi che sia meglio questa. Perché il resto della forma è identico, per cui pregi e difetti sono gli stessi. Va bene. In realtà sia questa che questa hanno un piccolo problema. Il bianco può giocare qua? Esatto. Il bianco può giocare qui. A questa nero deve per forza rispondere. Cattura. Il fatto di lasciare questa bianco proprio in sente vero, perché se bianco non dovesse rispondere, nero è spezzato completamente in due. Non è neanche questione di lasciare solo queste tre pietre come... Cioè, se bianco dovesse giocare questa come minaccia co, per esempio, nero gioca nel co, cioè gioca una mina, prende il co. Cercando tutto. Sì, chiude il co. E bianco cattura, vabbè, nero ha perso queste. Però nero sono sei punti, sono anche un occhio del gruppo soprattutto, però può darsi che non sia tanto grave, perché a questo punto magari nero estende e si fa lo stesso nella base di qua. Se qua ci sono le possibilità di farlo, chiaro. Però se nero ha lasciato è perché qualche convenienza ce l'ha. Ora, se invece ti fai tagliare in questo modo, qui si fa dura, cioè non riesce a scappare con tutte e due, no? Per cui questa è molto più forzante di quanto non sia questa. Tra le due non c'è paragone. Quindi forse non era più conveniente giocarla subito invece che qua, no? Sì, sì, per carità. Infatti, se nero... Beh, allora, se nero non fa nulla, bianco può semplicemente catturare lì di nuovo, sì, sì, no, l'occhio sparisce, eccetera. Però sì, se nero non fa nulla, dipende dalla situazione che c'è qui, magari bianco può anche iniziare da là. Però un occhio così c'è. Quindi, una mossa qui, una mossa qua, si lascia dietro questa forzante. Questa non solo può servire a bianco per magari iniziare un'invasione da queste parti, no? Ma può anche servire per rompere una scala magari di qua. Cioè, se ci fosse una pietra bianca in cattura in scala di qui, questa la rompe. Per cui in una partita di questo genere catturare così o così è uno sbaglio, perché si lascia questa bianco. Catturare così non dà niente come scala, e sì, certo, questa è una mossa sente da un certo numero di punti, però non è una forzante tanto quanto lo era quest'altra, perché questa è una mossa sente da quanti punti? Fate per il conto. La mossa del bianco? Sì. Quanti punti vale? Allora, uno. Questa. Allora,
Se nero risponde, quanti punti fa? Se nero non risponde, di quanto cambia il punteggio? E se nero risponde sono due punti. Ok, un prigioniero e un incrocio, due punti. Se nero non risponde, sono sei punti. Vabbè, sì, sono mangia nero. Sì. Sei punti e due che non ci sono più, quindi 8. Okay. Quindi è una differenza di 8. Sì, un sente da 2 con un seguito. Quindi il nero deve valutare se può permettersi di perdere 8 esatto. punti. Per cui, esatto, si passa da più 2 per nero a più 6 per bianco. Però può darsi che ci siano mosse più grosse, no? Per cui gioca un'altra parte. Comunque, di base è 2 punti questa mossa. Per cui, insomma, comunque piccola. Quest'altra invece di punti immediatamente ne vale 2, ma poi tantissimi tra il fatto che nero è diviso e magari che c'è una scala di qua che viene interrotta. Per cui il modo corretto è questo.